piazza Acqua Passata per il sì all'umanità e all'accoglienza, e oggi questo elemento che ci colpisce da vicino e che rischia di diventare un elemento soltanto di memoria. Agosto è vicino del 2022, ma già lo stiamo dimenticando, e nel frattempo la situazione di violenza, la catena di violenza sulle donne in Afghanistan è cresciuta sempre più. Troverete in mostra dei pannelli di giornalisti attenti che ci narrano questo, così come nel catalogo, che è una cronistoria artistica di un grandissimo fotografo che ci ha dato l'opportunità di misurarci anche con questo impegno sociale e civile che è l'arte. Dal volto di speranza, dal volto scoperto, sorridente, dai colori delle opere fotografiche, passeremo via via a un ingabbiamento di quei volti che oggi portano non soltanto un'assenza del volto delle donne, ma un'assenza nel mondo delle donne. Le bambine, le neonate hanno una quotazione. È ritornato, secondo una lettura estrema della Sharia, è ritornato l'uso di vendere le bambine a uomini anziani, a uomini che non conoscono. Sonita Lizadek canta proprio questa sua esperienza dell'incontro a 16 anni con un uomo che osa violenza e dice di essere il suo sposo. Che è attualissima, nostro malgrado, come dire. Allora bisogna capire, per esempio, in Ucraina se avesse finito pure così o no, speriamo veramente no, però insomma è molto importante, l'ennesimo colpo di maestro, se posso permettere, di Patrizia, che ha portato McKerry qua a Palazzo. Noi siamo veramente orgogliosi, abbiamo fatto 5 anni di attività della Fondazione Federico II veramente straordinaria, che ha puntato su una linea precisa, che era quella che avevamo stabilito all'inizio, che era quella del sociale, e quindi sull'immigrazione, sulla debolezza, su quelli che sono rimasti dietro e sulle donne.